la trasmissione appunto qui Napoli. Io vedo già collegata su Skype Mariangela Pisano, che è la tesoriera dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, la chiamiamo immediatamente, e vediamo anche se dovrebbe essere online anche Luigi Mazzotta, che invece è il segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Vediamo un attimo se il collegamento è messo a punto. Ciao Luigi, ci sei? Scusa Mariangela, ci sei? Sì, sono qui. Perfetto, se ci mandi anche il video, mentre attendiamo il collegamento con Luigi. Ciao Luigi, ci sei? Perfetto Buonasera, ci sono. Luigi, mandaci anche tu il video. Un attimo solo, E lo... metto la cuffia. Mariangela, ci sei? Sì, sono qui. Perfetto. Abbiamo un ritorno, Mariangela, dovresti chiudere l'audio della web TV. Ecco, Ciao Luigi, ci sei? abbiamo questo problema perché Mariangela è una delle prime volte che fa il collegamento con noi. Quindi... Eccomi ragazzi, buonasera. Ecco, perfetto. Mariangela, devi chiudere l'audio della web TV. Sì, ho spento. Oh, perfetto. Mandaci il video. Intanto favoriamo l'ingresso nell'inquadratura da parte di Luigi Mazzotta. Tra un po' ci arriverà anche il video di Mariangela Pisano. Abbiamo segretario e tesoriere. Mi Sì, vedete? sta arrivando, sta arrivando. Abbiamo, dicevo, ragazzi, segretario e tesoriere di una delle associazioni di radicali italiani, associazione ufficiale di radicali italiani, più attiva sul fronte della lotta per l'amnistia. Ecco, i militanti di questa associazione, oltre, diciamo, alle altre iniziative pubbliche che hanno creato, manifestazioni e quant'altro, ogni mattina, ormai forse da più di un mese, vero Mariangela? Sì, sono già 2 mesi che siamo Due impegnati in mesi, questo. ogni mattina, prima delle 7 del mattino, sono davanti al carcere di Poggio Reale con i banchetti a raccogliere le testimonianze, le adesioni allo sciopero della fame, di Marco Pannella e di altre 20.000 persone, con i loro banchetti a distribuire volantini, a dare informazioni. Luigi, perché non ti metti un po' di luce così sembri tutto scuro? Ora accendo questa lampada, Oh, vediamo. perfetto, così ti vediamo meglio. Vediamo un Eccolo qua. po'. Oh, perfetto. Ecco, quindi io farei partire, non lo so, parte Mariangela, visto che diamo la Sì, precedenza alle facciamo donne. parlare lei. Mariangela, raccontaci un po' a che punto è questa iniziativa di lotta che appunto ormai è cominciata da più di 2 mesi. Allora, io dico che la mobilitazione è in pieno corso, anzi, è anche in crescita. L'ultimo giorno, che è stato il 14 luglio, si è svolta una bella manifestazione e addirittura tutti i familiari di persone vengono da noi spontaneamente a dare la propria adesione per il digiuno. Anzi, sono loro che ci dicono contate su di noi, vi diamo una mano. Questa è una cosa molto molto bella. Comunque, anche molto stimata, perché si vede proprio da come collaborano con noi. E niente, non abbiamo intenzione di fermarci perché, diciamo, Marco Pannelli è ancora in sciopero, quindi non è, sicuramente non è questo il motivo. Però andiamo avanti perché non abbiamo segni di risposta da parte del governo, quindi non possiamo assolutamente fermarci. E quindi è prevista sicuramente un'altra manifestazione. Nel frattempo, martedì ci incontreremo come associazione ed abbiamo anche contatti con i Verdi. Che diciamo nella persona di Francesco Borrelli ci hanno invitati a un incontro per venerdì sull'ecologia, però diciamo noi ci incontreremo soprattutto, a parte per fare il punto dell'associazione che diciamo noi siamo continuamente in attività, in mobilitazione. Però ci stiamo organizzando per fare qualcosa contro appunto questa legge di cui avete poc'anzi parlato con
come ospite Mina Welby, la carissima Mina Welby. E quindi martedì sarà l'occasione per mettere in cantiere altre manifestazioni. Attenzione, c'è un cellulare che squilla. Quindi sarà l'occasione per mettere in cantiere, dicevi, la riunione di martedì. Altre manifestazioni, quindi continuare la mobilitazione per quanto riguarda le carceri e programmare altre manifestazioni per il testamento biologico. E in più c'è questa, diciamo, cooperazione con i Verdi. E quindi vediamo martedì che cosa riusciremo a organizzare. Con i Verdi sulla base di cosa pensate di poter stabilire una cooperazione? Sul testamento biologico, veramente sono stati proprio loro a contattarci e quindi martedì ci organizzeremo in tal senso. Per quanto riguarda poi la mobilitazione per, diciamo, quanto riguarda le carceri, continuerà il volantinaggio, continueremo a raccogliere le adesioni e oltretutto non possiamo assolutamente smettere perché i familiari ormai contano sulla nostra attività, sul nostro aiuto. E quindi diciamo che ormai siamo in completa simbiosi. È Come molto bello tutto questo. sì, Luigi. Certo. è bello ed è anche commovente in moltissimi tratti. Luigi, ci ha raccontato Mariangela appunto che ormai da più di 2 mesi abbiamo detto è in corso questa mobilitazione per le carceri, no? Per l'amnistia. E il rapporto che avete stabilito con i parenti dei carcerati è qualcosa che va al di là del normale rapporto di conoscenza, è un rapporto umano, diciamo, molto con grossa empatia e con grande diciamo, scambio di umanità da una parte e dall'altra. Tu ogni mattina penso insieme, se vuoi ricordare anche i compagni che concretamente ogni mattina vanno ad aprire il tavolo, ma a te la parola appunto per fare una riflessione più generale, visto che sei il segretario, su questa mobilitazione. Sì, Roberto, io credo che stiamo assistendo alla più grande degenerazione della giustizia, della democrazia. E il paese era già in pericolo negli anni passati. Ora la crisi che stiamo assistendo, che non riguarda soltanto, diciamo, quella economica che forse sta entrando ora, ma quella proprio di chiedere un'amnistia per la Repubblica, perché è evidente, e noi lo dobbiamo sempre ricordare, che nelle nostre carceri italiane ci sono il 40% dei detenuti in attesa di giudizio che risulteranno tutti innocenti. Ci sono tossicodipendenti, ammalati di AIDS, ammalati di varie patologie, anche psicologiche, piccoli spacciatori di droga, gente, diciamo, comune che ha compiuto piccoli reati, e ci sono anche quelli che i reati non li hanno commessi, come gli immigrati, che per un permesso di soggiorno che non gli viene stabilito per legge, altra illegalità dello Stato, in materia di integrazione sociale, ci rendiamo conto che Poggioreale rappresenta l'inferno di tutte le carceri italiane. Dalla mattina ci sono centinaia di persone in fila, con bambini, si sentono urla, pianti, strattonamenti, e viene anche più difficile intervenire e calmare, insomma, la disperazione di questo inferno dantesco che lo si vive dal fuori, figuriamoci un po' dal di dentro che cosa possa essere. E allora con questo io dico che questa iniziativa vuole
Ormai le adesioni a staffetta a digiuno regolarmente si adeguano e quindi normalmente ci rendiamo conto che queste famiglie detenuti ci raccontano le loro storie di quel che avviene lì dentro e noi gli diciamo che loro devono fare inviare le lettere ai giornali, al Mattino, alla Repubblica, al Corriere del Mezzogiorno, fare in modo che arrivano queste lettere dei detenuti di Poggioreale che raccontano delle malattie che loro hanno all'interno, interventi chirurgici che dovrebbero subire. Cioè, noi non sappiamo cosa sta accadendo lì dentro. E quindi E questa è la si cosa peggiore, questa come anche sulla questione del testamento biologico, ma più in generale su tutte le questioni politiche italiane, l'informazione che manca. Abbiamo l'informazione, cioè quella pseudo-informazione di regime, che è andata in ferie, d'accordo? E non si parla degli argomenti che più importanti della vita politica del futuro, per il futuro di questo paese, la situazione delle carceri, la legge sul testamento biologico, la questione del debito pubblico, cioè di tutto ciò, mentre in altri paesi fanno dibattiti in prima serata, intervengono tutte le parti politiche, è garantito il contraddittorio, indipendentemente dal peso di una forza politica, tutto ciò in Italia manca, è assente. Eh sì, perché noi abbiamo visto che la stessa Rai, insomma, non è comparsa nel giorno della manifestazione. Ma sicuramente comunque siamo riusciti un po' a fare in modo che i mass media, magari anche diciamo riservati a piccole categorie, insomma, di persone che leggono, tipo Cronaca di Napoli o anche lo stesso Roma, noi stiamo vedendo che quasi quotidianamente escono pagine intere Ma riguardo. la RAI è servizio pubblico, dovrebbe garantire un'informazione su un fatto come quello Sì, che. allora noi, guarda Roberto, martedì alla riunione io proporrò di intervenire con una manifestazione sotto alla RAI. Ottimo. Ci imbavaglieremo, troveremo insomma un sistema per fare un'altra manifestazione non violenta, proprio di richiamo all'informazione e insomma al diritto soprattutto dell'informazione che ormai non c'è più in questo paese. Per cui poi noi, con i numeri di telefono che abbiamo di tutte le famiglie che hanno aderito al digiuno, vogliamo fare un'altra manifestazione ad agosto. Perché ormai, insomma, non ci si può fermare. Abbiamo preso questa strada e siamo obbligati a farla. Cioè, dovrà esserci la notizia. Dovrà diventare un dibattito pubblico, un dibattito dove ci si trova un accordo per poter intervenire su questa amnistia o pene alternative, insomma. Noi dobbiamo svuotare questo inferno. Quindi noi attraverso questa riunione vedremo un poco come poter continuare la nostra battaglia non violenta per il rispetto dei diritti. Proprio di umanità. Mariangela, volevo chiederti questo. Tu sarai stata sicuramente alla manifestazione, ai tavoli, eccetera. Negli occhi delle persone che avete incontrato, si legge ancora la speranza? Una parola così semplice eppure così difficile, che è difficile che abiti ancora in un mondo come quello delle carceri. Nei parenti, si legge ancora negli loro occhi la parola speranza? Fortunatamente sì, fortunatamente sì. Anche se c'è tanto dolore, c'è tanta rabbia, tanta rabbia. Io l'altro giorno ho saputo, non immaginavo questa cosa, però ho saputo che i familiari non possono portare neanche cibi, bevande, devono comprare tutto allo spaccio delle carceri, quindi con prezzi maggiorati. E
non solo questo, ci sono leggi assurde, quello che portano non deve pesare più di 1 chilo, più di 2 chili, quindi in inverno praticamente, se vogliono portare solo un cappotto, che devo dire, insomma, sono leggi proprio assurde. Per non parlare poi di quelli che sono dei detenuti malati, i quali non vengono assolutamente curati con le medicine dovute. Al massimo gli danno una pilloletta di Bentelan, oppure adesso non ricordo bene, comunque sono palliativi. Praticamente queste persone non vengono curate, ma vengono soltanto sedate. Ecco, vengono sedate. Questa è un'altra cosa terribile. E quindi diciamo che c'è l'abbandono totale anche riguardo alle malattie. Questo veramente fa orrore. È una cosa assurda. Però nonostante tutto i familiari, diciamo, oltre alla rabbia, hanno la speranza, e con questa speranza che hanno subito aderito con il digiuno. E c'è stata una signora che ci portava familiari proprio a gruppi, a frotte quasi, e noi non avevamo il tempo di scrivere tutti i nomi, per quanto fossimo in parecchi, diciamo, a raccogliere le adesioni. Quindi questo è stato un bellissimo segnale. E ripeto, quello che mi ha colpito è quando ci hanno detto di non sospendere, di non fermarci, perché loro ci aiutano in questa battaglia. Quindi è un aiuto reciproco. E questo. E insomma, c'è tanta, tanta amarezza. Bene Luigi, quindi martedì voi avete questa importante riunione, siete impegnati sul fronte delle carceri, da quel che ho capito presto vi impegnerete anche sul fronte della legge per il testamento biologico. Sono in cantiere altre cose per i prossimi mesi che avete intenzione, diciamo, su cui avete intenzione di impegnarvi? Allora, guarda, io ti dico che sulla campagna dei silenti noi siamo stati tra i primi in Italia a raccogliere le firme. Molte già sono state spedite, è dal mese di ottobre che abbiamo cominciato. E questa è una campagna che ci vede molto impegnati, anche perché abbiamo visto che le persone sono interessate, le persone vogliono conoscere, ci sono persone che conoscono il problema del grande disastro dell'INPS in Italia. Per cui saremo impegnati sicuramente anche su questo fronte. Vogliamo ricordare cosa sono i contributi silenti? Luigi, Questo Luigi, vogliamo ricordare cosa sono i cosiddetti contributi silenti, visto che tu sei è un anche un esperto di economia. sono versamenti nella gestione separata dell'INPS, che vengono effettuati da precari, parasubordinati, disoccupati, liberi professionisti, e che probabilmente, insomma, una buona parte di loro non riuscirà a raggiungere un minimo di tetto per andare in pensione, e per cui si presume che loro perderanno tutti i contributi versati. Fantastico. C'è una legge, c'è una proposta di iniziativa di legge attraverso queste firme proposte da Maurizio Turco, che è un nostro deputato radicale, e che entro la fine dell'anno dovrebbe essere presentato in Parlamento. Beh, speriamo insomma di riuscire anche qui a dare un segno radicale, di mutamento. Che poi questa è proprio una truffa, è una truffa di Stato, che poi va a colpire logicamente sempre le categorie più deboli. Certo. Mariangela, volevo chiederti, quanti sono gli iscritti all'Associazione Radicale per la Grande Napoli e quali sono le modalità, quant'è la quota di iscrizione e quali sono le modalità per iscriversi all'associazione? Allora, al momento siamo arrivati a 26, siamo ancora pochi, però ci hanno preavvisato altre iscrizioni, e l'iscrizione si può fare, diciamo, quando ci riuniamo presso di noi, e quindi direttamente in contanti. L'iscrizione
un'azione soltanto di 25 euro, non è una somma esagerata, oppure usando PostPay, che diciamo è sul sito dell'Associazione per la Grande Napoli. Quindi anche attraverso il sito ci si può iscrivere, o c'è Sì. solo il numero di PostePay? Sì, sicuramente. Ho capito. E quindi Il sito è niente. www.perlagrandenapoli.org, vogliamo Sì, ricordarlo. esattamente. Comunque, come dicevo, altre persone hanno preannunciato questa iscrizione e anche se la cifra non è molto alta, però per alcuni è comunque una spesa. E tengo a ribadire che nonostante diciamo, siamo ancora 25, però io sono sicura che cresceremo in breve tempo e siamo tutti militanti, quindi tutti gli associati sono militanti, quasi tutte le volte siamo tutti presenti. Vorrei fare qualche nome, Certo, come no. oltre a Rodolfo Viviani, il nostro presidente attivissimo. Martucci, Tammaro, il nostro buon Francesco Tramontano che è sempre presente, Foscolo, Roberto Gaudiosi, Scaldaferri che viene da Praia e non si perde una manifestazione. E tanti altri in questo momento non mi vengono in mente, però diciamo Giaquinto, Roberto Giaquinto che abbiamo ritrovato da poco, Alessandro Romano. Vecchi radicali che diciamo per un po' si sono allontanati e adesso si sono riscritti e partecipano attivamente alle nostre manifestazioni, nonché alle nostre riunioni. E voglio essere ottimista comunque perché abbiamo ci riconoscono il lavoro che stiamo facendo e quindi diciamo che siamo anche di stimolo a molte persone. Ma io sono convinto che quando un'associazione si muove come si è mossa, si sta muovendo e si muoverà l'Associazione per la Grande Napoli, io credo che gli iscritti, i militanti arrivino proprio perché il lavoro premia, specie quando è fatto bene. Ripeto, l'esperienza che siete riusciti anche questa volta a raccontarci, quella davanti al carcere di Poggioreale, penso che sia la migliore testimonianza, la migliore dimostrazione di come la politica radicale fatta in un certo modo veramente alla fine premi. Luigi, in chiusura di questo appuntamento, cosa vogliamo dire a chi ci ascolta, rispetto, ai prossimi appuntamenti? Abbiamo ricordato la riunione di martedì, a che ora e dove? Allora, la riunione si terrà nei locali di Intramenia, Piazza Bellini, a Napoli, e intorno alle 18 cominceremo questa riunione. Riguardo il testamento biologico, se ci sarà la presenza di Borrelli, no? E credo che si possa rilanciare una manifestazione sotto alla sede del Partito Democratico a E Napoli. perché no? Perché in effetti il Partito Democratico è il partito di maggioranza dell'opposizione, per cui insomma loro dovevano cautelare, fare in modo che tutto ciò non accadesse. Ancora una volta ci rendiamo conto che in Italia appunto c'è un governo che non governa, un'opposizione che non riesce a fare opposizione a un governo che non governa. Questa è la verità del paese. Bene. Vediamo un poco, insomma, se ci saranno i presupposti per organizzare questa Questa iniziativa. manifestazione. Bene, ricordiamo che tutte le iniziative dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli e anche le modalità per l'iscrizione si possono trovare sul sito www.perlagrandenapoli.org, sito web curato tra gli altri proprio da Rodolfo Viviani, che ci perde le notti sopra, diciamo la verità. Allora, ci ho detto. Roberto Granese, tra l'altro. A Roberto Granese, chiaramente ricordiamo anche Robertino Granese. E bisogna dire veramente a chi è a Napoli, chi vuole conoscere le medie radicali, di frequentare il sito internet e di andare soprattutto alle riunioni che sono chiaramente preannunciate sullo stesso sito, proprio per conoscere da vicino i radicali e magari percorrere un tratto di strada insieme. Io ringrazio Luigi Mazzotta, segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, e
e oltre che componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, e ringrazio anche Mariangela Pisano, che è invece la tesoriera dell'Associazione per la Radicale per la Grande Napoli. Ecco, io vi ringrazio e sicuramente a un prossimo appuntamento nel quale aggiorneremo la situazione della grande mobilitazione per le carceri e per l'amnistia e vedremo come sarà andato questo colloquio con i Verdi per quanto riguarda le iniziative da prendere sul testamento biologico. Bene, ciao Luigi, ciao Mariangela. Grazie Buonasera a voi ragazzi, buon proseguimento. Perfetto, ritorniamo nello studio, salutiamo Luigi e Mariangela e a questo punto, puntualissimi questa volta, dovremmo partire con il collegamento con Dimitri Buffa. Dimitri Buffa dovrebbe essere in linea, scusate un attimo, è partito.